Avvocato, importante sentenza per quanto riguarda la questione dei pozzi industriali. Il TAR ha scisso il legame tra l'intervento di caratterizzazione sul territorio per la bonifica da tetracloroetilene da quello che sono i mini impianti sui singoli pozzi industriali. La sentenza che oggi ha emesso il TAR stabilisce un primo principio molto importante, e cioè distingue il problema della bonifica e della caratterizzazione da quello del trattamento, dell'emungimento, previo trattamento ai sensi dell'articolo 243. In buona sostanza, il TAR ha detto che sono due procedimenti paralleli, distinti e separati, e che le concerie, ove mai adottassero, come ha adottato nel caso specifico la Derma, un sistema di trattamento a carboni attivi che determina un sensibile abbattimento del carico inquinante, può tranquillamente emungere e utilizzare queste acque emunte per il ciclo produttivo, mediante collettamento e con la consapevolezza che queste acque devono essere considerate a tutti gli effetti come acque reflue con i parametri di scarico previsti dalla normativa. E questo è un primo spiraglio importante al quale si potranno adesso adeguare anche le altre concerie, seguendo questo precedente giurisprudenziale che è importante. Si tratta di una prima pronuncia addirittura a livello nazionale su questo punto.